Volevo fare alcuni ringraziamenti, naturalmente il Comune di Treviso che ci ha sostenuto all'edizione scorsa e ci ha dato l'appoggio anche per la prossima edizione, alla Commissione Nazionale Italiana dell'UNESCO che ci ha dato il patrocinio. Il patrocinio l'abbiamo avuto anche dal World Poetry Movement, che è un'organizzazione internazionale che ha sede in Colombia e ha l'obiettivo di diffondere la poesia come strumento di comunicazione tra i popoli. Ringraziamo anche Canova Edizione, anche lui il nostro sostenitore e sponsor, e Samuele Editore di Fanna Pordenone, che raccoglierà i brani dei protagonisti di questa serata e gli autori della prossima serata dedicata alla poesia. Verrà fatta un'antologia che poi verrà presentata all'edizione di Carta Carbone Festival, la seconda edizione. Ringraziamo anche Lello Voce per la sua generosa collaborazione e Paola Bellin e i ragazzi del liceo scientifico che coordineranno la serata. Allora, Carta Carbone è una manifestazione che richiede un impegno costante e un duro lavoro che abbiamo già iniziato e naturalmente ha la necessità di essere sostenuta. In agenda per la prossima edizione, infatti, ci sono più di 50 eventi e, con autori italiani e anche stranieri. È una manifestazione chiaramente impegnativa anche dal punto di vista economico. Per questo abbiamo lanciato una campagna di crowdfunding. Voi avete trovato le cartoline sulle seggiole. Potete andare all'interno del nostro sito www.cartacarbonefestival.it e fare la donazione attraverso il nostro sito. Più comodamente, più facilmente, fuori, all'esterno, abbiamo messo un contenitore e chi volesse fare la donazione la può fare anche uscendo da qui. Carta Carbone è nato come una sfida e vorremmo nutrirlo e farlo crescere con voi, per voi e anche grazie a voi. Perché, come dice Calvino, di una città non godi solo le 7 o le 77 meraviglie, ma la risposta che dà a una tua domanda. Grazie a tutti e buonasera.